Direttore De Angelis, una sconfitta arrivata al termine comunque di una buonissima prestazione. Il Notaresco ci ha provato fino alla fine e poi il finale è stato anche un po' incandescente. Sì, vabbè, la posta in palio era pesante, soprattutto per il Giulianova. È una partita dove magari poteva uscire qualsiasi risultato. A loro servivano punti, noi avevamo ancora speranza di fare i playoff. Poi secondo me è stata risolta da episodi, dai. Con questa sconfitta il Notaresco dice addio ai playoff, ma resta comunque il fatto di aver disputato una straordinaria stagione, mettendo in mostra anche diversi giovani. Sì, non rimane sempre quello di buono che abbiamo fatto, c'è il rammarico perché potevamo coronarlo con un altro obiettivo importante, però questo penso che non l'abbiamo perso oggi con Giulianova, l'abbiamo perso con le tre partite di Forlì, Vasto e Montegiorgio. Questa è stata una buona partita, noi venivamo un po' in assenze perché Salvatori non c'era, che si è operato, perciò alla fine... però è stata una partita giocata maschia, tosta, come sapevamo, perché Giulianova si giocava tanto. Ripeto, siamo stati bravi a riprenderla, abbiamo avuto l'occasione magari per andare sopra e poi c'è stato l'episodio, non so se era fallo o non fallo, però questi fanno parte del calcio. Poi allo scadere l'avevamo anche racciuffata, però l'arbitro l'ha visto fuori gioco. Dobbiamo accettare il verdetto del campo. Mister Bolzan, è una vittoria davvero fondamentale, probabilmente la più importante della stagione, è arrivata al termine di una ottima prestazione, soprattutto nel primo tempo. Sì, sapevamo che giocavamo contro una squadra allenata da uno degli allenatori più preparati che ci sono in giro, quindi la temevo tantissimo, l'avevamo preparata molto bene. È normale che il secondo tempo è subentrata e penso che si sia visto un po' di paura nei ragazzi, quindi non è che ci siamo abbassati e che quando recuperavamo palla non riuscivamo a fare un tempo di gioco, non riuscivamo a palleggiare, quindi perdevamo palla subito, quindi era impossibile alzare il baricentro. Dopo abbiamo provato a cambiare qualcosa, abbiamo ricambiato ancora e abbiamo avuto la fortuna di aver trovato questo gol. Il momento di maggior difficoltà probabilmente è arrivato questo gol, molto contestato. Lei dalla sua panchina cosa ha visto? No. Qualcuno mi diceva che anche il loro gol forse era fuori gioco, ma io non parlo mai degli arbitri perché dalla panchina si vede poco, insomma sono giocate veloci, magari uno sta guardando altre cose, quindi aspettiamo il video e valuteremo se è stata una scorrettezza o no. Dirò salvezza quando i punti diranno che è salvezza, fino a lì dobbiamo lavorare perché arriva la prima della classe, la squadra più forte, quindi dobbiamo farci trovare molto molto preparati.